momento attuale ci siamo limitati su tutte le patologie neoplastiche. Certo è che con queste restrizioni i numeri sono cambiati, perché rispetto allo stesso periodo 2019 siamo passati da 80 interventi a circa 30, perché si è eliminata tutta la patologia minore e c'è anche il fatto che la traumatologia è diventata rara, perché con le restrizioni alla possibilità degli spostamenti è chiaro che attività sportive chiuse, mobilità dei pazienti ridotta, delle persone normali ridotta, quindi per fortuna meno traumatologia. Numeri dimezzati, come conferma il primario Alessandro Ricci, nell'unità di neurochirurgia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. E tutto a causa dell'impatto della pandemia, che da un lato ha ridotto per legge gli interventi, dall'altro ha portato meno persone ad accedere in ospedale per timore del contagio. Una storica eccellenza questo reparto, di cui Ricci ha ereditato la guida dal luminare Renato Galzio, che prima del Covid-19 vantava cifre fino al 25% di mobilità attiva, ossia l'afflusso di pazienti da altre ASL. L'esplosione dell'emergenza ha costretto a stabilire un percorso sicuro per eventuali operazioni legate a pazienti affetti dal coronavirus, che comunque a oggi non ci sono state. Nel caso in cui dovesse arrivare un paziente sospetto o accertato Covid con problematica neurochirurgica, già dai primi di marzo ci siamo attivati per portare strumentario, letti operatori, microscopio operatorio nella sala Covid, in modo tale che il paziente non transiti per nulla nel blocco operatorio generale, che fino ad oggi è rimasto pulito.